Le telecamere di EA Sports sono pronte anche oggi a portarvi lo spettacolo di grande calcio. È un altro appuntamento da non perdere questo. Si affrontano due squadre con enormi qualità tecniche e anche fisiche, capaci di regalare gol e spettacolo con le loro stelle, che proveranno forse anche ad annullarsi, perché una partita del genere la devi affrontare anche in questo senso, per essere superiore al tuo avversario. Buttate via il telecomando, rimanete con noi. Siamo a Torino, Allianz Stadium, ma sarà bellissima, pubblico già più che mai in prima partita, atmosfera veramente bollente. Buon divertimento amici da parte mia e di Lelia Dani. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Si affrontano Juventus e Genoa. Tu lo sai, Pierre, quando c'è da commentare una partita di calcio io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali, Danilo per la difesa con Bremer, McKennie insieme a Locatelli del mezzo. Reparto offensivo, occhio per questa occasione, Vlahovic, nulla da fare per il portiere sulla conclusione dell'attaccante serbo. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Ha aperto quindi il piattone e l'ha messa alle spalle del portiere, che ha provato invano a opporsi alla conclusione. L'allenatore non è riuscito a trattenere la propria gioia, è schizzato in piedi al gol, avverte l'importanza del momento. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Dusan Vlahovic. Messias. E il pallone se ne va via. Chiesa. Nuovamente Chiesa. Passò la palla, sventa il pericolo. Palla in fallo laterale. Fabio Miretti. Miretti. Ci sta provando. È andata un passo dall'ennesima gioia personale in questa sfida, ma il portiere le ha detto di no. È scatenata oggi. Cerca la porta ad ogni angolazione. Danilo, grande recupero. Manuel Locatelli. Miretti. Ottimo intervento in copertura. Messias. Manuel Locatelli. Si affaccia della tre quarti avversaria la Juve. Conclusione della respinta, se la cavano qui. Ottima la copertura. Chiesa. Palla recuperata di 16 metri, grande azione difensiva. Palla intercettata, nuovo possesso. Chiesa, occhio al tentativo, potrebbe andare. Entrata con i tempi giusti questa.
Ettore Campo fin qui rispettato in questa prima parte di match, squadra di casa avanti a poco dall'intervallo. È presto per cantare vittoria, Pier, manca ancora un'eternità alla fine, c'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro a difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio, devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Baden. Goodmundsson. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Era tra i più attesi Vlahovic e direi che fin qui sta facendo bene. Buono il primo tempo del serbo classe 2000. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium, primo possesso. Riconquista la palla qui. Palla verso Biretti. Locatelli. Risolve problemi, grande intervento. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Spazio per andare. Pericolo scappato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Si aprono spazi invitanti. Palla verso Biretti. La perdono. Buona posizione, efficace la pressione della difesa, recupero del pallone. Malinowski. Messias. Riconquista la palla di bianconeri. Ecco Badel. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Arriva la sostituzione. Intercetta il passaggio e riparte. Wesley McKennie. McKennie, un sesso che sfuma, superata la metà campo. La Juve in vista del traguardo e i tifosi bianconeri si fanno sentire, provano a trasmettere la loro energia ai giocatori in campo. E con questo un pallone importante. Good motion. Ancora poco alla fine, ultime occasioni. Aspetta il momento giusto. Riconquista palla in area col movimento d'applausi.
Miretti, Danilo. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pier, e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. C'erano gli estremi per il giallo, ma l'arbitro lo ha perdonato, però gli ha fatto capire che non tollererà altri interventi. McKennie. Finisce qui, finisce con la vittoria della Juve, fanno festa i bianconeri. 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta. Buona, e va sottolineata certamente la prestazione quest'oggi di Dusan Vlahovic. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.